Allora amici di Mitico Snake, sono arrivato all'evento OnePlus qui a Milano, ho incontrato Snewball, stiamo scambiando qualche chiacchiera e nel frattempo che arrivi il nostro turno per giocare, beh, si pensa a giocare ad altro. Allora amici, si inizia secondo turno in squadra con Snewball. Ok, a dopo. Sì, la gamba fa un po' penale nel blog, quindi vabbè, ce la prendiamo così. A dopo. Allora amici, è finita la gara Ladder Game. Abbiamo avuto l'ottimo Snewball come i gadget ai primi 5 classificati delle gare. Adesso ci rechiamo al bar dove ci offriranno il loro drink di fine serata. Amici, siamo ritornati nuovamente a Piazza Leonardo da Vinci, stiamo andando al locale per l'aperitivo di fine serata e ringraziamo OnePlus per questo evento. Allora amici, siamo all'interno della location, guardate qua che fantastica. Devo dire che come primo evento a cui ho partecipato con OnePlus, devo dire, beh, fantastico. Amici di Mitico Snake, Snewball mi ha abbandonato, nel senso che se ne è andato.
andato perché aveva il treno, doveva ritornarsene a Piacenza, quindi saluto Smiucolo da qui, anche se l'ho fatto già da vicino e l'ho salutato anche per voi. E nel frattempo mi trovo in una location a tema gaming che devo dire è veramente molto molto bella. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. Che a tema gaming, e lo potete già vedere dalle mie spalle, beh, devo dire fantastico. Non urlo perché altrimenti do fastidio agli altri videogiocatori, beh, vi lascio a qualche clip. Sono ritornato in camera perché almeno per me la serata si è conclusa e tengo a ringraziare in particolar modo la OnePlus che ha permesso di partecipare a questo evento e che ha permesso tutto ciò, quindi ci ha portato al Laser Fest di Milano per farci fare un duello con fucili laser, insomma, e devo dire che è stato molto molto divertente. E poi tengo anche a ringraziare il carissimo Snuggle perché mi ha sopportato tutto il pomeriggio e tutta la serata in cui sono stato, quindi mi sono divertito molto e mi sono divertito anche perché ho gareggiato in squadra con Snuggle e devo dire che è stato un ottimo capitano, ed essere capitanato da lui, credetemi, è una pura soddisfazione. Beh, devo dire che è stata una giornata molto diversa dal solito, quindi grazie a OnePlus, grazie a Snuggle e grazie a tutti i membri OnePlus che erano presenti all'evento. Quindi ho conosciuto un po' di persone, ho conosciuto gli admin e alcuni moderatori della community OnePlus e devo dire che sono stati molto molto gentili, abbiamo scambiato qualche chiacchiera. Però purtroppo non mi sono aggiudicato nessun tipo di gadget, anche perché non sono arrivato tra i primi 5 classificati, né io né Snuggle né l'altro ragazzo che stava in squadra con noi. Quindi però devo dire che è stata un'ottima esperienza, devo dire, come primo evento non è stato male, quindi beh, mi sono divertito molto, quindi veramente grazie OnePlus, grazie Snuggle e grazie a tutti quelli che erano presenti. Quindi un'altra cosa voglio dirvi, durante le riprese, se l'audio non è stato uno dei migliori, anche perché già sapete la mia Nikon Coupe XB500 con l'audio, beh, non ci sa fare molto, quindi mi sono dovuto adattare. In altri casi, se questo vlog vi è piaciuto, vi raccomando, fatemelo sapere qua in basso nei commenti e con un bel pollicione in su. E vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video perché a me aiuta molto. Un'altra cosa che voglio dirvi, che già lo sapete, sono presenti anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, e alcuni scatti e alcune storie di questo evento OnePlus le ho già pubblicate, quindi le potete vedere sul mio profilo Instagram.
e già lo sapete, noi ci vediamo sicuramente in un prossimo vlog. Ciao!